Avem questo esercizio in teoria, voi state sdraiate a terra, con la pancia a terra come prima, e qualcuno vi si deve poggiare sulle gambe perché dobbiamo alzare il busto. Io non ho nessuno che mi aiuta, probabilmente neanche voi. Se avete qualcuno, fatelo sedere sulle vostre gambe, se no potete andare a ficcare le gambe sotto un divano, sotto un qualcosa che vi evita di stirarsi i piedi. Allora io mi sono pensata il tappetino, però non so se riesco, prima ci ho provato, non riuscivo, devo mettere le gambe più possibile qua sotto e vediamo, quasi non ci riesco, non fa niente, ok? Allora, le gambe sotto. Ok. E da qua mi sollevo o 4 volte e rimango 4 secondi o mi sollevo direttamente 8 volte. Mi sento che sollevo un po' più di un piede, vabbè. Sta crollando tutto. Ok, la torre è uscita. Da qua mi allungo. Ora, secondo esercizio. Mettete le mani dietro il collo in questo modo con i gomiti larghi e qualcuno vi deve afferrare i gomiti e far rilassare la schiena. Quindi da questa posizione dovreste fare questo. Io non ci riesco, quindi per comodità vi vado a mettere semplicemente sul palo. Se non avete il palo potete aiutarvi con qualcuno che semplicemente vi appoggiate allo stipite di una porta e uno vi aiuta a mandare avanti le spalle. Allora, vado al palo, perché il palo lo fa altrimenti no, e rimanete in questa posizione, dopodiché levate il braccio e spingete in avanti il petto. Stessa cosa con l'altro braccio. Ok. Da ciò sempre le allungate. Okay. Chi lo fa sullo stipite della porta, lo mette di piede ovviamente con la porta dietro e una persona davanti a voi vi abbraccia prendendovi le scapole, quindi voi starete così, l'altra persona sta esattamente così e vi tira in avanti, che fa uguale. Torniamo giù a terra. E adesso c'era l'esercizio che una ragazza vi prendeva le braccia e vi portava indietro, quindi per eliminare questa situazione, da qui sollevo 10 secondi sul collo, lasciando il petto a terra, quindi collo e spalle su. Poi porto le mani un po' indietro, sollevo il petto lasciando l'ombelico giù. Adesso lascio il bacino giù, sollevo l'ombelico. E l'ultimo, vado a sollevare il limite del bacino. Di nuovo a scendere, scendo giù. Non tocco l'ombelico, continuo a spingere indietro. Tocco con l'ombelico, tengo sul petto, spingo indietro. Vado giù ancora, tengo su. E l'ultimo. Ok, giù. Adesso ci tiriamo su, sollevando tutto insieme. Quindi da qua, vado, petto. Da questa posizione mi andate a piegare le gambe, quando le andate a piegare sforzerete un po' di più la schiena, quindi spingete un po' di meno, dopodiché le andiamo a estendere, rilassiamo un attimo. Ah, da qua, piego. Stendo, spingo indietro. Torno in avanti poco poco con le mani, mi piego, spingo.
stando le gambe, ritorno a stringere, ultimo, cielo, e rimango e ancora di nuovo. Ok, adesso prendete un palo di una scopa, lo al palo, e da qua, fatto il palo della scopa, avanti e indietro, cercando di stare con le braccia più tese possibile, almeno 8 volte. Faccio uno sguardo la schiena, eh? 6, 7, 8. Ora da qua provo a stringere un pochino la presa e lo ribaccio. Okay.